Benvenuti a questa puntata di Storie a quattro zampe. Siamo a Domodossola, nel centro della città. Una città che vi consiglio di visitare perché si presenta davvero molto bene, in particolare il centro storico. Apriamo la nostra trasmissione con un servizio relativo a un personaggio un po' particolare all'interno della clinica. Parliamo di un'oca, dell'oca Gedeone. Vediamo la sua storia. Flavio Rossi, un veterinario collega del dottor Cavalli. Ho portato qua oggi in clinica città di Domodossola l'oca di mio papà, l'oca Gedeone, un'oca di 9 anni che purtroppo da un mese non riesce a muovere un arto. Abbiamo già tentato con varie terapie, fatte anche delle lastre, dal quale però non abbiamo avuto alcun risultato. Quindi abbiamo portato qua per eseguire un attacco e vedere di trovare un po' il motivo di questa sua zoppia e un'eventuale soluzione. Gedeone ha un problema all'arto di destra. Purtroppo non ha il dolore profondo, quindi non riusciamo a evocare il dolore. E questo è qualcosa di effettivamente grave e che sta per annunciare un problema di carattere neurologico. In particolar modo l'arto di destra è anche più caldo rispetto all'altro, l'altro lo muove normalmente e questo invece ha questo tipo di problema. Adesso lo manderemo in TAC e vedremo se ci sono altre lesioni, faremo un total body, quindi tutto il corpo, e vedremo se ci sono altre lesioni e poi faremo una prognosi. Purtroppo si preannuncia qualcosa di complicato, in quanto il dolore profondo smette di esserci appunto solamente se abbiamo dei problemi neurologici veramente, veramente complicati. Per cui comunque aspettiamo e vediamo un attimino se Gedeone avrà un responso positivo o negativo. Ok, adesso per eseguire l'attacco e diminuire lo stress il più possibile di Gedeone lo stiamo mandando incosciente con una soluzione anestetica inalatoria. Appena lui sarà fermo farà l'attacco e poco dopo espellerà il gas anestetico e si risveglierà serenamente. Allora, inizialmente facciamo le scout, sono due proiezioni. In questo momento la nostra macchina la sta facendo. E questa appunto è, diciamo, la scout, una piccola radiografia dell'oca. Successivamente verranno fatte proprio le tomografie, cioè fondamentalmente l'oca verrà fatta fisicamente a fette e quindi ci sarà la possibilità di andare con un sistema volumetrico a capire cosa c'è all'interno dell'oca. Questa è la tomografia computerizzata di Gedeone. Gedeone, quest'oca di questo collega che ha dei problemi di carattere, alla fine abbiamo stabilito di carattere neurologico, perché la restituzione in 3D del nostro amico Pennuto ha stabilito che non ci sono dei problemi di carattere ortopedico e neanche di carattere artrosico. Per cui la diagnosi in questo caso viene fatta per esclusione, triangolandola anche con quella che è la clinica. La clinica ci dice che su quell'arto Gedeone non ha assolutamente sensibilità, non ha la capacità né di muoverlo, quindi non ha capacità motoria neanche sensitiva. Quindi significa che le fibre nervose afferenti ed efferenti non funzionano. Per cui la diagnosi in pratica è una neuropatia, quindi che può essere di carattere molte volte traumatico, che ha fondamentalmente denervato l'arto e per cui non riesce più a muoverlo. Purtroppo questo tipo di patologia non ha molte soluzioni, come anche nell'uomo, e per cui oltre a fare degli antinfiammatori e dei gruppi vitaminici non possiamo fare altro appunto che rendere la vita di Gedeone un pochettino più meno complicata e fare vivere insomma nella maniera migliore possibile questa nostra oca.
La protagonista del prossimo servizio è una gatta, si chiama Memole, è di Loredana e sarà seguita direttamente dal dottor Cavalli. Prima però voglio fare un appunto per quanto riguarda la raccolta dei ricordini che i cani lasciano in giro durante le nostre passeggiate. Portatevi sempre il sacchetto al seguito, così evitiamo di sporcare le nostre città per un senso civico, per un senso di rispetto anche dell'ambiente, ma soprattutto anche di rispetto nei confronti delle altre persone. Lei è Memole, io sono Loredana, lei ha 9 anni ed è qua semplicemente per un taglio unghie, semplicemente tra virgolette, perché lei ha un problema, perché le unghie gli crescono girate e gli vanno a toccare poi i gommini. Come si chiama? E che facciano male, Memole. Ciao, micciola. Adesso gli ho dato mezza passata, un quartino di chilita. Sì. Che mi aveva dato sempre la ragazza l'altra volta, perché è veramente troppo agitata, la sciatica e... Che agitazione, che unghie tiene. Tienilo così, in modo che così, facciamo questo qua. Oh, ma questo amicino qua è molto feroce. Amore. Oh, ma che brava che sei, ma che brava. L'unghia fondamentalmente è un astuccio corneo, ma all'interno dell'astuccio corneo c'è un vasettino, quindi un'arteria, una vena, che se scontinuate, quindi se diciamo il taglio viene fatto troppo prossimale, è possibile che ci sia un sanguinamento, per cui che non dà nessunissimo problema, però è una cosa molto antipatica e comunque che provoca dolore. In questo caso fortunatamente siamo riusciti a non ledere nessun vaso, nonostante la nostra amicina fosse poco compliante, quindi fosse poco contenta di questo tipo di intervento, e per cui adesso le unghie vanno controllate ogni 2 o 3 mesi e vanno spuntate per evitare appunto che l'artiglio, soprattutto il quinto dito, rientri verso l'interno, il primo dito scusate, rientri verso l'interno e possa dare grossi problemi anche di infezioni e che possono anche dare delle zoppie e dei grossi problemi. Lei purtroppo in casa non si fa toccare in nessun modo e quindi io purtroppo non riesco a fargliele in modo casalingo, quindi ogni 3 mesi devo venire qui per fargliele accorciare, appunto per evitare che poi si infilino nei gommini, gli facciano male, gli portano poi sanguinamento e la porta comunque a camminare male. Lei non è molto d'accordo quando deve venire qui, purtroppo neanche io sono molto contenta perché siamo ansiosi tutti e due, però è un lavoro che bisogna fare perché sennò poi gli fa male, insomma, camminare con le unghie incarnite. Bene, adesso vedremo il lavaggio di un bellissimo cagnolino bianco ad opera della nostra amica Miki e a seguire parleremo un po' di un argomento che riguarda tutti quelli che hanno cani o gatti, li vorremmo sempre con noi, loro invecchiano come naturalmente invecchiamo noi e quindi noi facciamo di tutto per mantenerli sempre sani al nostro fianco. La storia a seguire è quella della cagnolina Viola che ha già la sua età, ha una bella tosse, ma vediamo com'è andata la sua visita col dottor Matteo. Ciao, sono Miki della toilettatura Baumia Wash di Domodossola, questa è Peti e oggi faremo vedere come si lava una cagnolina di taglia piccola a pelo lungo. Prima del bagno il cagnolino deve essere spazzolato, poi passiamo alla vasca. L'acqua deve essere una temperatura sui 34-35 gradi, un po' come per noi fare la doccia. Andiamo a lavare bene le zampine. La bagniamo tutta e anche il musino, assicurandoci che l'acqua non entra nel nasino. Una volta che l'abbiamo completamente bagnata, andiamo a scegliere lo shampoo più indicato per lei. Iniziando sempre dalla testa, stando attenti agli occhietti, il sotto il mento, che è la parte di solito che si sporca di più. E passiamo all'asciugatura. Metto il cane in sicurezza, che il phon di solito non piace a nessuno, quindi usiamo questi laccetti e spazzolo il grosso, ok?
cosa per asciugare il musino, diciamo il davanti, ci aiutiamo prima un po' con un asciugamanino, quindi asciughiamo proprio il musino. Ok, quando abbiamo finito col phon, spazzoliamo ancora un attimino, dopodiché possiamo mettere un po' di profumello e il nostro cagnolino è pronto. Voilà, la Pechi, e la cavola Pechi, pulita, profumata e pronta. Ciao! Mia cagnolina Viola, che è un pincher di 15 anni, perché ha un problema cardiaco, e oltre a un problema cardiaco ha anche questa tosse cronica che non sono ancora riuscito a curare. Spero insomma che questa terapia funzioni in maniera adeguata, ecco. Allora, la tosse nei cani è un problema molto molto frequente, ricorrente. E la tosse, ahimè, può derivare da diversi problemi. La terapia per la tosse cronica che guarisce definitivamente la tosse cronica non esiste. Bisogna però rendere la vita del paziente con tosse cronica una vita accettabile. Il cane non deve passare tutta la sua giornata a tossire. Questo cane ha già fatto un esame ecocardiografico per valutare la sua funzionalità cardiaca. Tengo a precisare che la tosse di origine cardiaca non esiste, è un falso mito, però è opportuno sempre valutare in questi pazienti, soprattutto di questa razza, di questa età, avere una valutazione anche di quella che è l'attività cardiaca, quindi è giustissimo fare anche un esame ecocardiografico. Adesso vado a riguardare la lastra che abbiamo fatto del cane e cerchiamo di spiegare un po' anche come gestire il cane a casa e cosa fare dal punto di vista terapeutico. In questa proiezione laterolaterale del torace di Viola possiamo notare che tutto sommato la situazione polmonare è accettabile, soprattutto vista l'età e le condizioni del paziente. Quello che ci spaventa è la dimensione del suo cuore, per il quale appunto è stato calcolato questo parametro che si chiama VHS, che è un parametro radiografico che ci indica un po' se il cuore è sovradimensionato o se è normodimensionato. Il cuore appunto di questo paziente è sovradimensionato, motivo per cui anche è stato sottoposto a un esame ecocardiografico. È importante andare ad interrompere quanto prima il riflesso della tosse, perché più la tosse va avanti, più la parete di questa povera trachea si infiamma, più il problema diventerà cronico. Allora, la tosse è una di quelle problematiche che non richiedono l'utilizzo di antibiotici, ma la tosse è un sintomo che va trattato come fosse una problematica squisitamente infiammatoria. Quindi verrà dato al paziente un antinfiammatorio per alleviare un po' lo stato di flogosi a livello della sua trachea e va immediatamente spento il riflesso della tosse andando ad agire proprio nel centro della tosse che è presente a livello cerebrale. Allora, in seguito alla somministrazione di questo farmaco oppiaceo, si chiama appunto butorfanolo, una stimolazione dei recettori della tosse non darà luogo appunto al riflesso della tosse. La nostra trasmissione prosegue, adesso andiamo a visitare il canile di Domodossola. Passate ogni tanto dal canile, andate a trovare i nostri amici a quattro zampe e adesso vediamo il servizio in merito. Oh,
Ci troviamo al canile di Domodossola e andiamo a scoprire questa importante struttura ben organizzata e sicuramente ben diretta da Anita Bovio. Parliamo per oggi con Fanny, che è una sua collaboratrice, un'operatrice qui del canile, per meglio conoscere cosa si fa qui al canile, quali sono le principali operazioni e qual è, diciamo così, il discorso che voi seguite per trattare nel migliore dei modi i vostri ospiti. Allora, facciamo una piccola premessa. Il canile è ormai una struttura che esiste come associazione da decenni, grazie alla signora Anita e alle persone che già allora si unirono a lei. L'obiettivo era quello di eliminare il randagismo nella zona, lavorare sulla calneriazione dei cani, del numero di cani nel territorio, quindi aiutare con le sterilizzazioni le famiglie indigenti, e di lì poi il percorso è andato avanti, diventando poi successivamente un canile convenzionato con molti comuni della zona, con primo fra tutti Domodossola, che è il centro più grosso. Quindi noi siamo sia una realtà onlus che si occupa di randagismo, di cani maltrattati, di particolari problematiche, però ci occupiamo anche poi di dare il servizio cinofilo nel territorio, ovvero provvedere ai sequestri piuttosto che recuperare un cagnolino che è in mezzo alla strada e non si sa di chi è. Da lì quindi l'identificazione tramite microchip, o provvedere poi a noi stessi a cippare il cagnolino, dargli un'identità e poi cercare di ricollocarlo in una famiglia che lo voglia adottare. Ci sono due tipi di adozioni, parlavamo prima, sì. Se è a distanza, invece chi può venire al canile prende un certo tipo di cane, perché non tutti gli animali che sono in questo momento al canile, diciamo, sono adottabili direttamente. Sì, il lavoro più importante è quello di matchare il cane giusto alla famiglia giusta. Non sempre è fattibile o facile, e quindi a volte le cose vengono abbastanza spontanee, altre volte c'è un piccolo percorso da fare insieme, altre volte, come giustamente dicevi, il cane ha un'età, una serie di imprinting precedente che lo rendono veramente difficile assegnarlo a una famiglia, e di conseguenza per quei cani lì prevediamo un progetto di adozione a distanza. Adozione a distanza che è, appunto, come dice la parola, un sostegno prettamente economico, ma anche di presenza lì dove è possibile con il cane, in modo da accompagnare questo cane nei prossimi anni, pur rimanendo all'interno della struttura, a una vita comunque migliore possibile. Ecco. Anche il canile Domodossola ha il suo calendario, che naturalmente serve anche per raccogliere fondi. Sì, noi ogni anno selezioniamo 12 modelli di eccezione. Faccio una premessa: qui non c'è Photoshop, non ci sono arricchimenti, i cani sono belli come li vedete. Sono cagnolini nostri che sono tuttora presenti in struttura, oppure i loro proprietari hanno fatto delle foto talmente belle nel mentre che lo preparavamo, sono andati in adozione, quindi felicemente abbiamo voluto comunque ricordarli come il nostro bel Tom, che ha trovato un'ottima sistemazione recentemente. Bene, direi di chiudere questo servizio ricordando agli amici che ci seguono da casa che potete venire al canile se avete intenzione di adottare un cane, però ricordatevi sempre che prendere un cane, anche dare un bambino, non è un regalo, un giocattolo. Poi dopo, col tempo, il rapporto col cane deve essere mantenuto, il cane va portato fuori almeno due volte al giorno, va accudito. Quindi se avete ben chiare queste basi, io direi che potete venire qui, farvi un bel giro e sicuramente troverete l'amico a quattro zampe che vi darà delle grossissime soddisfazioni. Sì, assolutamente sì. Adesso è il momento della rubrica dedicata al medico risponde. Quando il vostro animale, gatto o cane che sia, presenta una massa sul suo corpo, andate subito a fare un controllo, e meglio per una questione anche di sicurezza. Di questo argomento ce ne parla la dottoressa Sara. Nel caso in cui sul nostro animale notiamo la presenza di una massa che prima non avevamo mai trovato accarezzandolo, per esempio, o toccandolo, dobbiamo farlo presente al nostro veterinario. Quindi l'approccio a una massa prevede innanzitutto la tempistica di insorgenza della stessa, cioè capire da quanto tempo è presente, se è cresciuta veloce o se è cresciuta più lentamente. Da quanto si è accorta di questa massa che è uscita dietro all'orecchio della stella? Da quanto tempo? Da domenica. Domenica? Sì. Qua è quindi? Mi sono accorta. Da domenica oggi le sembra cresciuta? No.
Ok. Possiamo in visita con l'animale sveglio effettuare un ago aspirato. La stella non sentirà male. Andiamo con l'ago a prendere delle cellule da questa massa che vedremo a microscopio. Questo ci permette di stabilire se è una massa maligna, quindi a quel punto dovremo toglierla chirurgicamente. Nel caso in cui invece fosse una cisti sebacea o una massa di grasso, la possiamo lasciare evitando di fargli l'anestesia, visto che la cagnolina è anziana. Bene, bene. Ok. Allora, adesso quello che abbiamo raccolto con l'ago lo andiamo a depositare su questi vetrini. Vediamo se c'è del materiale. Sì, c'è, eccolo. Adesso questo materiale verrà colorato e visto al microscopio per identificare il tipo di massa. In base a questo sceglieremo come approcciarla. Quindi, se si tratta di una massa benigna, nella maggior parte dei casi si decide di lasciarla e di monitorarla, quindi di misurarla e nell'arco di una tempistica che può essere un mese o due effettuare dei controlli sempre dal punto di vista delle dimensioni e controllarne la crescita. Nel caso in cui invece la citologia ci dia un esito negativo, quindi nel caso in cui si tratti di una neoplasia maligna, dovremo decidere di asportarla. In questo caso cosa facciamo? Nonostante già sia stata effettuata una citologia, quando si va ad asportare completamente una massa maligna è bene far seguito all'esame citologico con una istologia, quindi inviare tutta la massa al laboratorio per una tipizzazione più precisa. Abbiamo deciso di chiudere la nostra trasmissione nel centro storico di Domodossola, davanti a Palazzo San Francesco, che vi consiglio di visitare. Vi ricordo anche che potete scriverci, formulare le vostre domande ai nostri veterinari e mandare le fotografie dei vostri amici a quattro zampe. Mi raccomando, foto orizzontali. Noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci!